Ciao a tutti, sono Umberto, benvenuti in un nuovo video nell'orto di Umberto. Oggi è una bella giornata e proseguo con il trapianto delle zucche. E allora, io mi sono fatto raccolto dei semi dall'anno scorso, delle zucche che a me piacciono particolarmente, sono piccoline, belle arancioni e facili da sbucciare con la buccia liscia. E mi raccolgo i semi, mi faccio le piantine e adesso vado a trapiantare. Allora, questo è il pezzo di terra in cui ho deciso di trapiantare le zucche. Vediamo quanto misura. Questo fa 2 metri. È un attrezzo che ho costruito per misurare il terreno. È una cosa antica, praticamente inventata dagli antichi, misura 2 metri, lo potete fare da metro, da mezzo metro, da 2 metri, 3 metri. Vediamo quanto misura, 2 e 2, 4, 4 metri, 4 metri fino là. Allora, le zucche sono ortaggi che piace fare strada, praticamente hanno bisogno di tanto spazio. Io le semino a 2 metri l'una dall'altra perché lascio che camminino, che vadino a fare le loro cose, camminano e producono più frutti. Allora, 2 metri di larghezza, 4 metri di larghezza, faccio così. Prendo 2 metri. Però se devo fare 4 metri io faccio una distanza di 1 metro, allora da qui a qui risulta 2 metri, questo 2 metri, sto 1 metro dal sentiero, praticamente a questa distanza, io vado a piantare la zucca lì. Queste sono le zucche che ho fatto io. Se vedete adesso, queste sono le 4 di mio suocero, lui vuole queste zucche, e si trapiantano quando hanno dai 3-4 foglie. Questa ha 2 foglie, la trapianto lo stesso, però queste qua con 3 foglie sono me attaccano meglio. Io qua ho diverse zucche, diverse. Queste sono piccola Aclessidra striata, pensate, violino, piccola arancione. Buonissima. Violino grande e discreta. Butternut discreta. Adesso io faccio 3 piante me e 3 piante suocero. Comincio con quello del suocero. La metto sopra qua, la rucola momentaneamente. Prendo, tiro via il vasetto, piano piano. Vediamo, guardate quante radici. Qua ho dato il prodotto che ho fatto io con le lenticchie, che è un ormone radicante. Infatti si sente, vedete, guardate, guarda che bello scuro, un bel verde, vuol dire che ha trovato un buon alimento di azoto. La faccio così, vado ad interrare a 2 metri di distanza e a più o meno a 1 metro dal sentiero. La metto a questa profondità, cerco di rompere i loti, faccio una buchetta, faccio in modo che le foglie siano non a contatto col terreno, perché quando vado ad annaffiare, perché come tutti gli ortaggi, la prima annaffiatura va data bella copiosa, insomma, una bella annaffiatura, deve esserci. L'acqua si deve vedere. Ecco, vedete, l'acqua non ha toccato le foglie. L'importante è che non vada, anche perché adesso è un orario, è ancora caldo con il sole. Sarebbe da fare più verso sera, però per esigenze di regia, esigenze. Ecco, adesso cosa vado a fare? Distanzio di 2 metri. Anche l'altra zucca, faccio così, una, due, altri 2 metri, vedete? 2 metri, 2 metri e mezzo non è, anzi anche 2 metri e mezzo va bene.
Ecco, una qua e una qua. 3, qua 2 metri, perché cerco di calpestare il meno possibile. Ecco, 1, 2, 3, 4, allora. E non vedo più il segno qua. Qua, qua e qua. 4 zucche. La posiamo. 2. E una 3. Vediamo se come sono le radici qua. Vediamo, una, sì, sono belle, belle radici, vediamo questa, sì, questa un po' meno. Queste sono tutte e quattro della stessa categoria. Faccio così, una, più o meno in linea. Troppo fonda, là, se casomai vedo che c'è troppa terra la tiro via, due qua, una là, in mezzo qua, non dobbiamo proprio, la misura è approssimativa. Io metto a 2 metri gagliardi, ma se non avete spazio potete anche fare un metro e mezzo, però dai 2 e mezzo è meglio. Sarebbe stato meglio metterne dentro, fare una fila, però sarei andato troppo avanti. Ecco, adesso vi porto su un posto, 1, 2, 3, quella è il quarto, vi porto su un posto dove vi faccio vedere cosa ho fatto. Praticamente là ho piantato i semi di zucca nei vasetti, però ne ho piantati anche per terra. Sul terreno sono cresciuti meglio, si sono sviluppati meglio i stessi semi. Adesso io vado a prendere due zucche di quelle che ho trapiantato qua. Ecco, guardate che zucche. Guardate, questi sono quattro semi che io ho buttato qua ed ho schiacciato col dito per vedere. Adesso prendo una zucca di queste e la trapianto là. Faccio una bella buca, perché quando sono trapiantate così nel terreno bisogna prendere più terra possibile, se è possibile, via questa. Ecco, facciamo così, là, vedete, piano piano, e si va via piano piano. Venite con me, se non si capotta, vediamo se riusciamo a fare, si perde qualcosa per strada. Allora, 1, 2, 3, 4 con questa, la metto qua piano senza ferire e vado a fare il buco, un bel buco. Ecco qua, venite, regia, non so se da là in fondo la regia vede, si fa forse anche troppo fondo là. Vedete, ancora è ancora bagnata la terra, eh? È piovuto anche stanotte, ma ha fatto due goccioline. Ecco qua, là. Adesso andiamo a coprire là e schiacciamo là. Andiamo a coprire. Lui o lei
andrà a radicare con tutta la terra che ho tirato via. L'importante è dare subito acqua, annaffiare subito. Quando si fa il trapianto bisogna annaffiare subito, una bella annaffiatura. Qua si fa un po' di invaso, facciamo un po' di invaso così là. Senza toccare le foglie, vedrete che lei piano piano in 3-4 giorni si prende e con la sua terra o il pane di terra come questi qua non avranno sofferenze. Perfetto, adesso io questa quella è più grande di questa, ma nel giro di 15 giorni, un mese, saranno tutte quante più o meno alla stessa grandezza, anche perché quando sono in vasetto così. Ecco, questo è un altro tipo di zucca, questa qua la pianto per me. Questa è zucca moscata di Provenza. Ecco, guardate, questa l'ho seminata, non ho neanche messo la data. Moscata di Provenza, qua avevo messo due citrioli e qua due zucche. I citrioli li ho già piantati di là, vediamo. Ecco, guardate lei, seminate da me, ma le zucche non hanno problemi, non sono delicate. Bene, adesso io, quattro zucche qua, per i suoceri. Le mie quattro le vado a posizionare là in fondo e in mezzo ci metterò dei pomodori per dividere il tutto. È una cosa di comodità, non è che sia obbligato, è perché così so quali sono le mie e quali sono dei suoceri, perché mio suocero vuole questo modello, io voglio una di moscata, una così, una di violino, una, voglio diversi tipi di zucca. Va bene, allora adesso io proseguo con le mie lavorazioni, vi saluto, vi do buona giornata, iscrivetevi al mio canale e fatemi sapere se vi è andato bene. Buona giornata, ciao a tutti da Umberto, ciao!